Qui si allogarono nel 1901 monaci cistercensi che si trovavano da tempo nella chiesa abbaziale di San Lorenzo Indoliolo. Il complesso originale era stato iniziato nel 1586 a cura della congregazione dei filippini, i seguaci di San Filippo Neri, sul luogo di una miracolosa esplosione di luce, da cui il nome su un pilastro su cui era dipinta una Madonna col bambino. La chiesa che oggi vediamo fu terminata nel 1657 con la costruzione del catino ottagonale a cura dei monaci barnabiti che avevano sostituito nel frattempo i filippini. Nell'interno a croce latina sono da notare, sotto l'altar maggiore, i resti mortali di Pellegrino da Falerone, uno dei primi compagni di Francesco d'Assisi, morto a San Severino nel 1233. La Madonna dei Lumi, nella terza cappella a destra, le due figure erano incoronate da diademi d'oro che furono purtroppo trafugati nel 1972, ma nello stesso anno furono di nuovo incoronati a cura dei padri cistercensi. Notevoli anche il pulpito e la cantoria, legni dorati eseguiti nel 1700.